Buonasera e benvenuta. Buonasera e grazie dell'invito. È un'emozione perché era tanti anni che la Rai non mi invitava. Eccoci grazie qua, grazie a lei per averlo accettato. Che belva si sente? Mi sento una bestia ogni tanto, ma poi te tengo. Però mi toglie una curiosità. Perché vi chiamate le belve questa trasmissione? Perché non è molto invitante. Perché, beh, un po' ci piace che non sia invitante. Ah, va bene. Ma noi rivendichiamo la determinazione, il coraggio, eccetera, eccetera. Ma se dovesse sentire un animale più affine a lei, chi potrebbe essere? Ah, mi ricordo mio padre, ero anche ancora molto giovane. E in perfetto piemontese disse, guarda, tu sei più testarda di un mulo. Mo, perché il mulo siano testardi, questo non le so dire. Però un mulo, diciamo. Mulo. Nel 2011 lei è l'unica italiana che il Newsweek inserisce nell'elenco delle 150 donne che muovono il mondo. Ha mosso un po' il mondo? Ma credo che in tutti questi 40 anni qualche legge, qualche diritto, anche per i ragazzi l'abbiamo portato a casa, credo. Anzi, e quindi no, abbiamo sono sicura. Mosso un po' il mondo. Pino Corrias ha detto... Come capita con la marijuana, tutti hanno provato almeno una volta nella vita a votare Emma Bonino. Sì, solo che forse mi amano troppo, ma non mi votano mai, quindi io, come dire... Resto... Lei è più amata che votata? Ah, questo penso di sì, perché sennò non starei ferma sempre tra il 2 e il 3%, abbia pietà. Amatemi di meno. E votatemi di più, non mi si fila nessuno. Di lei hanno detto, signora passionale insieme ispida come filo spinato, è tutte e due le cose? Io ispida non me l'ha detto mai nessuno. Hanno comunque scritto. Prendo nota. Ma lei è un po' ispida? No. No. Emma Bonino, mezza Giovanna d'Arco e mezza Vispa Teresa. Si ricorda chi l'ha detto? No. Andreotti. Ah, carino. Beh, carino insomma perché ha anche aggiunto pronta ad annusare dove c'è un seggio per lei. Sempre Andreotti, la frase proseguiva così. Così? Magari, infatti sto qua che non ce l'ho il seggio. Adesso, manco più l'ufficio. Adesso siete fuori al Parlamento. Però a Marco Marra lei ha detto avevo molti amici maschi più che femmine. Ricordo che quando giocavamo mi facevano sempre fare la squo e mi tenevano prigioniera per diverse ore, quindi alla fine mi sono scocciata. Ho detto che la squo non l'avrei fatta più e facevo il capoguerriero. Quindi lei nella vita ha fatto più la squo o più il capoguerriero? Che lei... credo nell'uno o nell'altro. L'unica passione vera che ho avuto l'ho avuto per la politica e la politica radicale. Per svago... Ho fatto tante cose. Ma lei un po' comandare le piace oppure più squo o più capoguerriero? No, mi piace eseguire e per sì. Eseguire devi evidentemente avere un ruolo e farti seguire. Lei ha detto... Non mi sento una squo per no. Nessuno. Oh, diciamo... Lei ha detto, quando c'è un giornalista che mi telefona, è sempre per una questione di donne, aborto, sessualità, cose serissime. Ma siccome rivendico che sono una persona, non voglio essere ghettizzata come esperta dell'utero. Quindi noi la prendiamo in parola e parliamo anche d'altro, giusto? Come vuole. Dicevo sempre a mia madre, se mi facevi meno doverista e 10 centimetri più alta, magari mi aiutavi. Qua si guardi. È così. Capisce cosa gli volevo dire. Ma come sarebbe andata, diciamo, con 10 centimetri in più? Beh, sa, in effetti essere un po' bassini non è, come dire, un grande aiuto. E ricordo che nel 2006, che ero Prodi, mi chiamò al governo e mi disse che ministero vorresti? E io dissi quello della difesa. Lui rimase basito come se avessi chiesto di andare sulla luna. La voce si è sparsa, passo a Montecitorio e tutti che ridevano, ma guardati, ma non c'hai manco il fisico, come se il ministro della difesa di oggi fosse una specie di Lawrence d'Arabia.